Bella a tutti ragazzi e bentornati alla nostra carriera qui a Rudy Zlatan. Siamo con il Nottingham Forest e vi avevo posto un quesito nell'ultima puntata. Vi avevo detto prendiamo o no Adrian con lo scambio per Manciennes. Questo qui era il quesito. Molti di voi hanno risposto, diciamo che vi siete divisi tra chi vuole Adrian e chi vuole che resti Manciennes. Io mi trovo d'accordo con quelli che chiedono che Manciennes debba restare, perché ho fatto un ragionamento, ragazzi. Allora, innanzitutto abbiamo pochi giocatori di esperienza e Manciennes è uno di quelli che la Premier l'ha già assaporata e l'ha già fatta in più a 27 anni, se non sbaglio, sì. Quindi comunque può servirci in questa stagione lunga come faro d'esperienza insieme a Diaby e Lansbury, perché poi per il resto abbiamo tutti giocatori molto molto giovani, anche Morganella c'è, cioè, naturalmente. E quindi può servirci per questo motivo. In più, a centrocampo stiamo messi davvero davvero bene, perché abbiamo Cataldi, Diaby, Lansbury, Boga, Van der Vlaag e Osborne. Quindi sarebbe arrivato Adrian per fare il settimo centrocampista in una squadra che in realtà non ne ha bisogno, perché noi giochiamo un 4-3-3 e il secondo modulo è il 4-2-4. Quindi centrocampisti non ne servono più di 6. Per questo motivo ho scelto di tenerci i soldini. Anche perché se voi andate a contare che questi soldini diventeranno 43.000 euro nel mercato di gennaio, possiamo prendere magari qualcuno in scadenza, quindi a zero per il prossimo anno. E questa è una cosa sicuramente da tenere conto. Magari adesso servirebbe un portiere, quindi proviamo a vedere se c'è qualche prestito per un portiere che può fare al caso nostro. Vediamo un po' lista prestiti. Perché abbiamo soltanto un portiere, dobbiamo prendere il secondo. Ci sarebbe Meret, che non è male per fare il secondo. Comunque ce lo teniamo lì. Poi, sinceramente qui non conosco nessuno. Non conosco nessuno per adesso. Probabilmente Meret andremo a prendere in questi ultimi giorni di mercato. Tanto il portiere titolare ce l'abbiamo. Qui non sembra esserci nessun altro interessante. Probabilmente voi ne saprete più di me, c'è cioè Gollini. Io prenderei Gollini, ragazzi. Gollini che è il portiere del Verona. Tanto deve fare il nostro secondo. Quindi Gollini va più che bene. Sarei molto molto soddisfatto se arrivasse Gollini. Pierluigi Gollini. Deve fare il secondo, quindi prendiamo uno simpatico dall'Hellas Verona, che ha giocato molto quest'anno da titolare. Però non credo che a FIFA sia questo granché. Comunque noi lo prendiamo, lo mettiamo lì come secondo. Vediamo se riusciamo a cedere qualcuno in questi minuti finali del mercato. Sembra non essere così. Probabilmente hanno accettato la nostra offerta per Gollini. No? O Gollini? Che hai deciso? Vediamo. Manca un'ora. Gollini, eccolo qui. E così direi che è completato il nostro calciomercato. Siamo rimasti con un budget stipendi di 41.000. E andiamo a vedere la rosa che abbiamo creato. Vediamola da qui, così riusciamo a vedere anche quanto sono migliorati i nostri giocatori. Allora, in porta Samassa e Gollini, che è un 54 di totale. Gollini è veramente scarso. Però tanto deve fare il nostro secondo. Spero che non giocherà mai. E ho preferito prendere uno simpatico al posto di Meret, che abbiamo visto in 7.000 carriere nel mondo. Poi ci abbiamo a destra Riestra, che è giovane, 17enne, è il nostro giovane che abbiamo preso dalla primavera. E Todd Kane, che stavamo aumentando lo scorso anno, quest'anno si è fermato lì. Federico Barba, con Manciennes, Romagnoli, Hayan e Alberto Masi, i difensori centrali. Centrocampo c'è Diaby, Morganella a destra, Héctor Villalba davanti. Héctor Villalba è diventato un 75, davvero sta facendo le buche, come diciamo qui a Roma. Danilo Cataldi sta aumentando, è diventato un 70. Poi Gabriel Silva a sinistra. Van der Vlaag, il nostro giovane, ha il potenziale per diventare speciale. 16 anni, 71. Davvero un giocatore eccezionale. Ben Osborne è aumentato anche lui. Boga, quello qui, sto ragazzi, io ve lo consiglio altamente. Jeremy Boga. Matteo Politano sta diventando un crack incredibile. Perché 74, 90 accelerazione, 84 scatto, 93 agilità. Davvero fortissimo. Poi c'è Adama, 19 anni, 69. Danny Ings, che abbiamo comprato a 4 milioni e mezzo, abbiamo pagato davvero poco. Speriamo che crescerà tanto. A Sombalonga è rimasto Ponce,
Brandt, sono in prestito. Quindi questa qui è la nostra rosa completa. Io direi che abbiamo una grandissima rosa per poter competere. Non dico per il campionato, perché comunque è difficile, ma possiamo almeno cercare di vincere una delle coppe possibili, che sarebbe il nostro sogno per arrivare subito in Europa League, oppure arrivare tra i primi sei in campionato per poter accedere alla prossima Europa League. Allora, adesso una cosa che è importante, siccome c'è stato Costantino Olaru qua, che non è male, non è male Olaru, per il resto niente di che. Stavo dicendo, una cosa importante, adesso richiamerò i nostri osservatori. No, così non li richiamo. Richiamo i nostri osservatori tutti quanti per mandarli in cerca di giocatori che sono in scadenza in questo mercato. Perché noi abbiamo abbastanza soldi. Ok, sì, già ci stanno le... Tranne qui. Quindi cerchiamo dai 22 ai 35 anni, perché sappiamo che scadenza di contratto puoi prendere solo giocatori oltre il 22esimo anno. E poi anche da prima squadra, direi. Direi di modificare l'istruzione per cercare giocatori soltanto pronti per poter giocare nella nostra squadra. E anche qui facciamo la stessa cosa. Quindi li chiamiamo tutti e poi li rinviamo un'altra volta, così riparte la ricerca. No, grazie, ci penserò dopo. Allora, intanto dobbiamo giocare contro il Port Vale e sicuramente vedremo tanto, tanto, tanto turnover. Benvenuti a tutti a questo appuntamento di Capital One Cup Port Vale contro Nottingham Forest. Dovrebbe essere soltanto una formalità per la squadra in trasferta, perché il Port Vale è una squadra di categoria inferiore, quindi schiera tutti, diciamo, le riserve, tutti i giovani. Il mister Zlatan gioca in porta sempre Samassala, difesa 4 con Kane. Centrali saranno Ayan e Masi, a sinistra giocherà Romagnoli. Centrocampo Wout van der Vlaag insieme a Boga e Osborne, davanti giocheranno Adama, Assombalonga e a sinistra Ponce. Quindi andiamo subito ad iniziare questo match, vedremo cosa ci regaleranno le due squadre. Speriamo tanto spettacolo. Attenzione Romagnoli, c'è Osborne in zona tiro. Osborne col mancino! Ma che gol di Ben Osborne! Il giovane talento Osborne, sempre si fa trovare pronto quando lo mettiamo. Qui ha trovato un gol pazzesco col mancino. Lui che è un destro naturale. Qui aggancia di destro e prova a calciare di collo pieno. Lo stop che forse grazie a quello che non è riuscito molto bene, però si è alzato e così ha permesso a Osborne di fare il primo gol e tira una botta incredibile. Non poteva nulla Nil. 1-0 Nottingham Forest. Parte Ponce. Parte il destro e c'è il gol di Ponce. 2-0 Nottingham. Partita archiviata al Port Vale. Cataldi dentro per Adama. Adama, pallone sul mancino. Adama! C'è il 3-0. Tris del Nottingham con Adama. Finita 3-1 per il Nottingham. Partita archiviata nel secondo tempo. Prima sul 3-0. Poi abbiamo subito un gol abbastanza inutile per quanto riguarda il risultato. Però dobbiamo cercare di evitarli. Quindi buon risultato in Capital One Cup. Adesso mandiamo i nostri osservatori nei paesi più importanti per fare quel discorso che abbiamo detto prima. Allora, li mandiamo in Italia, in Inghilterra, in Spagna. Quindi Italia, Inghilterra, Spagna, Germania e Francia, credo. Germania e Francia. E ci siamo. Nei 5 maggiori campionati europei. E quindi ci troveranno tutti i giocatori che sono in scadenza che fanno al caso nostro, quindi che sono da Nottingham Forest. Villalba ci vuole parlare del suo ingaggio. Probabilmente vuole un aumento. E chi se lo merita più di lui, ragazzi? Veramente nessuno. Però andiamo a vedere quanto vuole. Quanto chiede di aumento Villalba, che prende 15.000, ne chiede 40. Stiamo scherzando, ci togli tutti i soldi però. Cazzo. Ci togli tutti i soldi così. 35. 35. E sto. Certo, se non accetta 35, veramente è agghiacciante. Adesso dobbiamo giocare con il Southampton nella prossima partita, ragazzi. E
E dobbiamo partire bene. Cioè, io voglio rimanere attaccato comunque al trenino, quello lì davanti. Ha rifiutato. Non sarò disponibile per esaminare eventuali controfferte che il club potrebbe presentare. Ma stiamo scherzando, Vialba. Cioè, ma hai chiesto 40, prendevi 15, ti ho dato 35. Ma ci sta, ci sta. Devi accettare, cazzo. Adesso stavamo dicendo, dobbiamo giocare contro il Southampton. Non sarà facile perché il Southampton è una delle squadre più forti d'Inghilterra. Dopo le top, comunque. È una di quelle più difficili da battere e dobbiamo giocare anche nel loro stadio, quindi non sarà affatto facile. Giochiamo al St. Mary's Stadium, Southampton contro Nottingham Forest. Benvenuti a tutti al St. Mary's Stadium, Southampton contro Nottingham Forest per la quarta giornata di Premier League. Nottingham era partito bene le prime due giornate, aveva pareggiato con il Manchester United, poi ha battuto in trasferta a Liberty Stadium lo Swansea, poi ha subito una sconfitta nel proprio stadio di casa che ha ridimensionato un pochino la classifica e le ambizioni del Nottingham, che quindi si vuole rilanciare battendo oggi il Southampton al St. Mary's Stadium, e non sarà affatto semplice. Andiamo a vedere le formazioni. Questa qui è del Southampton con Foster in porta, un 4-3-1-2 con Klein, Fonte, Gardos, Bertrand, Schneiderlin, Wanyama, Davis e Ramirez. Dietro a Pelé e Long. C'è anche Osvaldo in panchina insieme a Mané, Tadic. Davvero una squadra molto molto interessante quella del Southampton. Risponde il Nottingham Forest dal canto suo con un 4-3-3. In porta c'è il solito Samassa, Morganella, Barba, Mancini e Silva. La difesa a 4. Centrocampo Diaby, Lansbury e Van der Vlaag, il 16enne proposto da titolare anche oggi. Politano, Engs e Villalba davanti. Tutto pronto quindi, è Long che dà il via a questo match, toccando per Pelé. Per Hanks, tensione si distende, Diaby, pallone per Villalba, pochino corto per Villalba, che ora è al limite. Villalba può calciare la palla centrale, poi Diaby! Forse è fuori gioco. Long il cross dentro! Che occasione per Ramirez. Girare con Bertrand. Al limite Ramirez. Dentro, tensione. 1-2 Ramirez! E c'è il gol del Southampton che trova gli spazi dove non c'erano. Un'azione straordinaria del Southampton. Probabilmente dovrà anche uscire il nostro Villalba, perché sembra non essere al meglio. Gaston Ramirez. Vediamo se Villalba ha recuperato, altrimenti siamo costretti al cambio. Eh no. A questo punto però direi di aspettare, perché è quasi finito il primo tempo. Politano, attenzione a Politano che entra in aria. Politano, rientra sul mancino. Politano, steso, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Nottingham, che ha subito l'occasione per tornare in partita. Qui Politano si è praticamente trascinato addosso tre giocatori avversari. E adesso Politano sta consigliando all'Ansbury probabilmente come batterlo. Qui viene steso dal ritorno di Klein, che non gli permette di andare a calciare questo pallone. Ed è proprio l'Ansbury sulla palla. Vediamo se lo cederà o lo calcerà lui stesso. Parte Lansbury! Aveva indovinato l'angolo il portiere, ma la palla entra lo stesso e Lansbury può esultare. Secondo gol in questa Premier, ha segnato Henry Lansbury. Aveva intercettato Foster, che però con la mano di richiamo non riesce a prendere questo pallone. Secondo gol e 1-1 per il Nottingham, che torna in partita. Ora il pallone, vincono rimpallo, attenzione, Long attacca Morganella, la parata di Samassa, ma qui c'era fallo, arbitro. Va bene tutto, va bene il fischietto inglese, però finisce il primo tempo 1-1. Probabilmente dovrà uscire dal campo il nostro Villalba, perché non ce la fa, non ce la fa Villalba. Quindi entra Julian Brandt al suo posto. Julian Brandt al suo posto, e per il resto rimarrà tutto così in questa ripresa. Stiamo giocando bene, siamo andati sotto per un gol abbastanza estemporaneo, cioè casuale, però bene così, dobbiamo continuare su questi ritmi. Pelé ha tagliato dentro Mané, pallone per lui, Sadio Mané. Al limite, attenzione! No, non ci credo, non ci credo. C'è il gol del Southampton con Schneiderlin, se non sbaglio. Eh sì, è proprio lui. Eravamo noi a creare le occasioni migliori. Qui abbiamo concesso un buco nella retroguardia e c'è il 2-1 di Morgan Schneiderlin. Tutto adesso più complicato per il Nottingham. Ma il tocco dentro, tensione, Chance. Hans
per l'Asbury. No, preso il controtempo ed è finita. Altra sconfitta, la seconda di seguito per il nostro Nottingham. E questo, ragazzi, non sarà assolutamente un campionato semplice. La Premier è un campionato difficilissimo. E qui, nonostante il secondo tempo sembrava che stessimo spingendo di più, abbiamo preso il gol alla prima occasione vera per il Southampton. E torniamo a casa con 0 punti. Ci dobbiamo rialzare, ci dobbiamo rialzare, anche perché il campionato è ancora lungo. Noi siamo sempre a 4 punti dalla zona Europa League, quindi è tutto possibile. Addirittura siamo a 6 punti dal primo posto, quindi per dire, siamo ancora in lotta per tutto. Possiamo giocarcela ancora per qualsiasi risultato, però Hector Villa adesso si fa male 3 settimane, però dobbiamo cercare di trovare la quadratura del cerchio e non è facile. E adesso è arrivato il momento di affrontare l'Arsenal, quindi non una delle ultime squadre d'Inghilterra. Non sarà facile per noi evitare la terza sconfitta, ragazzi. Dobbiamo metterci tutto quello che abbiamo. Intanto è arrivata la relazione per Stambouli, che è un giocatore molto forte, 81 in mezzo al campo, sarebbe uno di quelli che fa una differenza. Adesso dobbiamo parlare bene della nostra squadra per dargli fiducia in vista di questo match contro l'Arsenal, che sarà una sfida eccezionale al Forest Park Stadium. Buon pomeriggio e benvenuti a Forest Park Stadium. La partita valida per la quinta giornata di Premier League. Nottingham Forest contro Arsenal. I Gunners fanno visita al Forest Park Stadium in settima posizione. Il Nottingham invece è quattordicesimo. Ci sono soltanto 3 punti però di differenza fra queste due squadre. Speriamo naturalmente che a fine match non ci sarà alcuna differenza tra queste due squadre per quanto riguarda il punteggio. Andiamo a vedere la formazione scelta dal Nottingham. In porta c'è Samassa con Morganella, Barba, Manziane e Romagnoli, scelto per dare maggiore sicurezza al reparto difensivo. Diaby, Lansbury e Cataldi in mezzo al campo, davanti a Dama, Hanks e Brandt. Non potrà giocare Villalba, che salterà 3 settimane per un infortunio. Al posto di Politano gioca Adama. E quindi diamo il via a questo match. C'è Abu Diaby che fa ritorno contro i suoi vecchi compagni, gioca contro il suo caro Arsenal. Per Lansbury, attenzione zona tiro Lansbury, pallone per Hanks. Hanks prova a tagliare in aria, Hanks pallone sul destro e la parata di Szczęsny. Di questo primo tempo, attenzione pallone per Cataldi, zona tiro Cataldi e deviazione Szczęsny. Ma che miracolo di Szczęsny qui. Tanto per prendere il fondo, il cross al centro, c'è Lansbury anticipato da Hanks che non trova la porta. Finisce il primo tempo, ragazzi, una partita davvero molto tirata. Che belle queste partite. È vero che magari non stiamo facendo un grandissimo campionato, ma vi posso assicurare che mi sto divertendo tantissimo, perché sono partite sempre tirate, molto difficili. È complicato trovare gli spazi e loro davanti sono sempre molto molto forti, molto pericolosi. Sono soddisfatto di questo campionato inglese. Me l'aspettavo sinceramente così, e sarà molto difficile riuscire a raggiungere un posto in Europa. Quindi questa è una cosa che mi fa molto molto contento. Sopolitano, Politano, c'è Diaby che fa il movimento, pallone per lui, Diaby sul destro, Diaby, Szczęsny, incredibile, poteva essere il gol dell'ex. Diaby ha calciato potentissimo, va addosso a Szczęsny. Occhio a questo pallone per Gignac, dentro da Chamberlain. Ah, è fuori gioco, ragazzi, perché Samassa non mi è andato sul pallone, cioè qualcosa di imbarazzante, io non volevo neanche parlare. Fuori gioco di Chamberlain, per fortuna, altrimenti spegnevo e non avrei più fatto carriera. Lansbury cross, il pallone arriva a Sombalonga, attenzione spalle alla porta, Sombalonga viene attaccato, riesce ad andarsene per la prima volta a Sombalonga, il destro di Sombalonga, la deviazione, il pallone sta per entrare, non ci credo, allontana come può Gabriel in scivolata. Su Cataldi, Cataldi dentro a Sombalonga, Sombalonga calcio di rigore. E c'è calcio di rigore per Sombalonga al 90esimo. Incredibile, incredibile, calcio di rigore. Calcio di rigore al 90esimo, guadagnato da Sombalonga, che è andato via su Flamini. E poi con esperienza si lascia cadere al contatto con Mattia Flamini. E qui c'è Pepe Lansbury che può realizzare il terzo gol in Premier League. Questo sarebbe un gol pesantissimo. Parte Lansbury, il suo destro, Henry Lansbury, 1-0, il Nottingham torna alla vittoria e lo fa con una grande
Una grande d'Inghilterra, una grande partita comunque. Abbiamo affrontato alla grande proprio questa partita contro l'Arsenal, che non è una delle squadre più scarse, anzi noi lo sappiamo, è una delle più forti non solo d'Inghilterra ma di tutta Europa. Quindi è meritata questa vittoria. 1-0 al 90esimo. Mamma mia ragazzi, tutte vittorie così al 90esimo. Quindi davvero vi fa capire quanto sono tirate, quanto sono difficili queste partite. Qui l'arbitro va ad applaudire anche l'arbitro e si prende gli applausi del pubblico. 1-0 Nottingham Forest quando manca soltanto il recupero alla fine. È finita! È finita! Battiamo 1-0 l'Arsenal e torniamo alla vittoria. Dopo le sconfitte con Newcastle e Southampton, torna la vittoria del Nottingham e lo fa con una prestazione incredibile. Abbiamo concesso un solo tiro in porta all'Arsenal in 90 minuti al Nottingham Forest Stadium, al Forest Park Stadium, scusate. Quindi davvero una vittoria importantissima, volutissima, soffertissima. Sono contentissimo. Tutto inissimo. Intanto la classifica ci vede a 2 punti dalla zona Europa League, a 2 punti dal Chelsea che dobbiamo affrontare nella prossima partita in Premier. Siamo a pari punti con l'Arsenal che abbiamo appena battuto e con Swansea e Leicester City. Davvero classifica cortissima, primo c'è addirittura il Newcastle, poi le Spurs, Everton e Southampton e poi tutte le grandi, Chelsea, Manchester City e United. Addirittura il Liverpool è 16esimo, sta facendo un campionato pessimo il Liverpool. Adesso noi dobbiamo affrontare lo Stoke. In questo terzo turno andiamo a giocare, probabilmente faremo ampio turnover per far giocare i nostri fenomeni contro il Chelsea. Per Masi, lo scarico dove c'è Boga, che può calciare col destro! C'è il primo gol con la maglia del Nottingham per Boga! 1-0 al 15esimo minuto, ha segnato lui. Questo Van der Vlaag, il mancino, può crossare dentro il pallone eccezionale! E c'è il gol di Hens! Finalmente, Danny Hens trova il primo gol con la maglia del Nottingham. E se lo meritava ragazzi, davvero se lo meritava. Sta facendo grandi cose, è sempre molto sfortunato in zona gol. Adesso un gol trovato nella maniera da attaccante vero, di testa, è entrato in aria. Ha svettato su tutti, ha battuto il portiere che non poteva nulla. Secondo gol in Capital One Cup. È finita, partiamo 2-0 lo Stoke e passiamo al prossimo turno di Capital One Cup, che è un nostro obiettivo. Dobbiamo arrivare più avanti possibile, dobbiamo cercare di conquistarla, perché così sarebbe direttamente l'accesso all'Europa League, sarebbe matematico. Quindi siamo contenti di essere passati, adesso c'è il Chelsea. Andiamo a vedere con chi siamo capitani in FA Cup e poi andiamo a giocare. FA Cup contro l'Arsenal, no, in Capital One Cup contro l'Arsenal, gli ottavi contro l'Arsenal, mamma mia, subito iniziano i big match. Vabbè che siamo agli ottavi già, quindi è giusto. Adesso c'è un altro big match perché andiamo a giocare, mamma mia, Stamford Bridge contro il Chelsea, e non sarà affatto semplice. Questa qui è la classifica, noi siamo 12esimi e cosa a quota 7 punti, però è vero che siamo a 5 punti dalla prima, quindi siamo tutti lì. Siamo anche a 3 punti dalla terz'ultima, quindi classifica corta, 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 tutto può succedere. Potrebbe perfino succedere che un modesto Nottingham Forest riesca a fare risultato con il grande Chelsea di Mourinho. Chissà, chissà, vediamo. Benvenuti a tutti allo Stamford Bridge. Siamo qui da Londra, Chelsea, Nottingham Forest. Uno stadio splendido in una splendida giornata londinese. È la sesta giornata di Premier League. C'è solo una distanza di 2 punti tra Nottingham e Chelsea. Dovrebbe addirittura esserci il sorpasso da parte dei Reds contro i Blues, che oggi davvero c'è una cornice stupenda di pubblico. Stamford Bridge sempre pieno. Ecco qui le due squadre che entrano in campo. È una sfida importantissima per entrambe le squadre. Il Nottingham ha appena conquistato l'accesso agli ottavi di Capital One Cup battendo 2-0 lo Stoke City, e adesso vuole continuare il trend positivo. 2 vittorie consecutive per il Nottingham. Spera naturalmente che arrivi la terza. Oggi c'è il Chelsea, il grande Chelsea di Mourinho, che si schiera con un 4-3-1. Courtois in porta, Ivanovic, Martinez, Boateng, Philippe Luis, Van Ginkel e Matic con William, Kakuta e Oscar. Diego dietro a Diego Costa. In panchina ci sono fenomeni come Remy, Fabregas, Cuadrado e Cech. Quindi questo fa capire la grandezza del Chelsea di Mourinho. Risponde Zlatan con un 4-3 con Samassa in porta. Morganella, Barba, Mancini e Romagnoli a difesa 4, Diaby, Lansbury e Osborne, che si è conquistato il posto da titolare a suon di prestazioni. Politano, Hens
e Jeremy Boga, che è in prestito proprio dalle Chelsea, e oggi viene schierato per la prima volta davanti, probabilmente per tenere una carta importante come Julian Brandt in panchina. C'è anche JT in panchina per il Chelsea, che è in scadenza di contratto, e chissà che questa sia l'ultima stagione con i Blues. Adesso inizia la partita e Diego Costa deve via questo match. È velocissimo Politano, se ne va, poi si arresta, saltato Felipe Luis due volte, se ne va ancora Politano, che però prende il fondo, cerca di tornare ancora sul mancino Politano, il sinistro alto, ha fatto un'azione ubriacante qui sulla destra Politano, purtroppo non ha trovato la porta con il suo mancino, termina di poco alto il sinistro, lo guarda Courtois sul fondo, attenzione c'è Morganella a chiudere, Oscar prende il fondo, il cross dentro, no, traversa. Mancini stava realizzando il secondo autogol della sua stagione, no, della sua carriera con il Nottingham, però riesce a chiudere in qualche modo, colpisce la traversa, finisce il calcio d'angolo, ora Kakuta, cross dentro, c'è Samassa che può uscire e la fa sua, attenzione perché c'è Enz che è alto, pallone per lui, Felipe Luis però capisce tutto. Finisce il primo tempo 0-0 tra Chelsea e Nottingham, ma davvero una partita ragazzi soffertissima, abbiamo creato qualcosina all'inizio, poi c'è stato mezz'ora di solo Chelsea che ci sta mettendo sotto, la squadra più forte d'Inghilterra, comunque se non la più forte, la seconda più forte, quindi ci sta quando vai a giocare in casa allo Stamford Bridge del Chelsea, ci sta di non riuscire a giocare, vediamo come ci comporteremo nella ripresa. Io direi di mettere subito Brandt e di togliere Osborne, perché Boga ha delle motivazioni importanti, io lo terrei. Adesso Romagnoli, c'è Brandt, uno contro uno con Ivanovic, se ne va Brandt, attenzione alla giocata di Brandt, Ivanovic lo insegue, Brandt entra in aria, Brandt, pallone sul mancino, Brandt, ma che gol ha fatto Julian Brandt, 1-0, ha trovato l'angolino, non ci credeva nessuno che avrebbe fatto gol da lì, probabilmente neanche Courtois, che si è lasciato sorprendere sul primo palo di mancino Julian Brandt, il primo gol con la maglia del Nottingham, è uno di quelli stra importanti perché regala il vantaggio allo Stamford Bridge, una partita che abbiamo sofferto tantissimo, abbiamo subito tantissimo. Alla prima occasione Julian Brandt, 1-0, primo gol in Barclays. Diego Costa allo stop, non verso la porta, adesso però riesce ad andare via in qualche maniera Morganella, lo chiudono Van der Vlaag e Diego Costa, Samassa, pallone resta lì, quadrato alto, che occasione per il Chelsea, ci salviamo con un grande Samassa e anche con un pizzico di fortuna, attenzione al cross sul secondo palo, mamma mia che occasione ancora per Boateng, che adesso sta facendo la punta in questi minuti finali, c'è da soffrire allo Stamford Bridge, Samassa cerca Van der Vlaag, ha un tocco verticale, attenzione pallone buttato dentro, Samassa ancora si salva, poi la palla sta lì, Samassa sul destro di Kakuta, davvero a un passo dal gol il Chelsea, ma noi continuiamo a tenere il risultato. Jackson Martinez dentro per Nemanja Matic, adesso prova davvero, le prova tutte, mette un'altra punta, toglie il centrocampista, si sta provando José Mourinho, adesso quadrato, pallone sul primo palo, Morganella lontana, poteva anche lasciare a Samassa che probabilmente non si è sentito di chiamare questo pallone, ora ancora in aria il pallone sul mancino di Oscar che termina alto, ci sta provando il Chelsea, è un assedio in questi minuti finali, all'indietro per Oscar, Oscar, Fabregas attaccato, pallone in qualche modo in aria, Jackson Martinez, ma vaffanculo, va, gliela avevamo tolta, non ci credo, guarda qua contrasto, ma come fai ad andare così mollo Cataldi, porca Eva, vai mollissimo su questo contrasto, poi Samassa aveva fatto i miracoli fino a questo momento, mannaggia ragazzi, avevamo tenuto la partita anche con un pizzico di fortuna, e all'ultimo Jackson Martinez, pareggio strameritato del Chelsea, però dovevamo fare di più, dovevamo fare di più, lì Cataldi doveva entrare e spaccare le gambe, non come una fighetta è entrato, cioè non ci credo, stavamo strappando il risultato a Stamford Bridge e tu entri come una fighetta, mannaggia la puttana, oh. Lì doveva fare un salto Fabregas, doveva arrivare sopra le tribune, poteva essere punteggio pieno, e invece torniamo a casa con un punto soltanto, sarebbe stata una partita rubata, perché questo è vero, però le partite si vincono anche così, quando sei inferiore sulla carta si vincono probabilmente solo così, e quindi dovevamo fare di più, mi rode tanto il culo.
Classifica che comunque ci sorride, ma poteva sorriderci ancora di più. Pensate che eravamo quarti a pari punti con Arsenal, Leicester e Everton. E invece, grazie a quel gol preso all'ultimo secondo, ci ritroviamo ancora qui, in mezzo alla classifica. Ragazzi, non c'è niente da fare, purtroppo questa è mancanza di esperienza. Dobbiamo crescere sotto questi punti di vista. Questa è l'ultima partita del nostro episodio. Andiamo a vedere se sono cresciuti i nostri giovani. Per esempio, Morganella è cresciuto di 1, Barba anche, 74. Gabriel Silva, Diaby, sono rimasti lo stesso, anche Lansbury. Cataldi, che mi ha fatto arrabbiare in quest'ultima partita, cresciuto di 1. Poi c'è Politano, diventato 74, Hengs, Brandt 73, Wout van der Vlaag 71, Boga aumentato, Adama di 2 addirittura, 95 accelerazione, 93 scatto, ha un motorino incredibile, Adama. Poi c'è Feijó, il nostro giovane Calado, che sono aumentati, Iniesta, Villalba, che non vediamo l'ora che torni. Stiamo giocando senza di lui 6 giorni, poi tornerà. Speriamo che il suo infortunio non comprometterà la sua crescita. Questi qui quindi erano i miglioramenti di tutti i nostri giocatori. Ci vediamo noi nella prossima puntata. Avremo la sfida di FA Cup contro l'Arsenal. Affronteremo Cardiff, Tottenham, Crystal Palace e Sunderland. Probabilmente vedremo queste 5 sfide. Saranno tutte sfide molto molto importanti. E quindi ragazzi, rimanete sintonizzati nel mio canale, perché adesso usciranno puntate sempre più velocemente rispetto a prima. Sono tornato, ve l'ho promesso. E ci vediamo alla prossima puntata. Commentate, lasciate un like, mettete il video tra i preferiti se vi è piaciuto. Sostenete il nostro Nottingham, che riusciremo, sono sicuro, a raggiungere grandi risultati. Un abbraccio ragazzi, da Zlatan.